Lei è un uomo di spessore dal punto di vista, insomma, della conoscenza, dell'istruzione, è stato rettore dell'Università di Salerno e ha portato l'Università a livelli assolutamente di primato in Italia. Come affronterebbe la prossima, diciamo così, stagione per quanto riguarda scolastica italiana? Allora, la scuola, diciamo, Azzolina ha fatto dei disastri sostanziali. Il 14 settembre, diciamo, dovrebbe riaprire la scuola, utilizzo il condizionale perché non si capisce come. Mancano 10.000 aule, mancano 85.000 docenti, mancano, diciamo, i banchi, non c'è scritto nulla, i dirigenti scolastici sono lasciati al loro destino, le famiglie non sanno a chi affidare i figli, quale percorso farli intraprendere, quando andranno a scuola, quando resteranno a casa, che cosa succederà sulla mensa, sull'aspetto, diciamo, anche della refezione. Ci sono troppi punti interrogativi, irrisolti, che non possono essere risolti certamente in 15 giorni, e la cosa più grave è che ci sono stati 6 mesi di tempo per poter programmare la riapertura e invece, diciamo, il governo e Azzolina hanno istituito solo comitati. Abbiamo avuto un comitato per la chiusura delle scuole, un comitato per la riapertura delle scuole, abbiamo avuto un commissario straordinario per la riapertura Arcuri, insomma, voglio dire, tante persone, tanti professori, tante persone singolarmente anche molto valide, ma la risposta è negativa. Lasciatemi dire che la storia, diciamo, della scuola è un disastro annunciato e si sapeva da tempo. Azzolina, l'unica cosa che ha fatto è continuare ad insultare Salvini definendolo troglodita o con epiteti di questo tipo. Francamente io penso che un ministro invece debba dare delle risposte, dice di essere plurilaureata, è il momento di mettere a disposizione tanta scienza e tanta conoscenza a disposizione delle scuole e delle famiglie. Anche sull'università il discorso non cambia, le università sono chiuse sostanzialmente in questo momento, dovrebbero riaprire secondo le indicazioni del ministro Manfredi, ma attualmente il panorama è desolante e questo francamente rischia di far tornare indietro l'università di 20 anni sia in termini di immatricolazioni sia in termini di progetto complessivo. Questo per chi ha fatto come me, ha avuto una responsabilità importante, essere rettore per 6 anni della nostra provincia è l'amarezza più grande.